corner battuto dalla Samba sul primo palo, palla che termina ancora fuori, ancora sull'out, ancora un corner. Palla ancora al centro e arriva il gol di Gentili. La rete della Samb arriva al minuto numero 9 della ripresa. Gentili porta in vantaggio i rosso-blu. Finalmente arriva la rete del Bantà. Un lancio in avanti a cercare Bollettini, poi recupera il pallone prima Ogliari, poi Oresti lo gira sulla destra dove c'è Bizzarri, servito D'Angelo, ancora Bizzarri. Bizzarri le finte, poi il passaggio per D'Angelo viene intercettato, arriva comunque Valente. Mancinelli gira il pallone sulla fascia opposta dove c'è Natalini. Il pallone per Gentili, posizione regolare, Gentili, l'arbitro si è alzato un po'. Calcio di punizione per la Samb, già battuto, Ogliari gira il pallone su Pulcini. Palla ancora gestita dai rossoblu che ora vanno sulla sinistra, c'è il pallone al centro per Menichini, esce il portiere, poi il tiro e il gol. Menichini, sulla respinta del portiere si era fatto male il numero 4 della Samb, Oresti, e poi il tiro di Menichini che non è entrato in campo per la Samb, ossia Carioti. Pardon, l'ultimo è Tospo, il numero 16 invece è stato il precedente sostituto per quanto riguarda la formazione di casa, entrando al posto di Menichini. Ora c'è D'Angelo, la sua percussione, poi vuole il tiro di sinistro e il tiro di D'Angelo va ad insaccarsi in rete. 3-0.